Esiste, nelle prealpi dell'Alta Baviera, un luogo ideale per il turista che va alla ricerca non solo di svago e riposo, ma anche delle emozioni che luoghi carichi di arte e di storia sanno suscitare. Questo luogo è il Pfaffenwinkel, ossia l'angolo dei preti, così chiamato perché qui la densità di chiese, monasteri e conventi non ha eguali in tutta la Germania. Siamo lungo la Romantische Strasse, poco lontano dai castelli di Re Ludwig di Baviera. Il clima, grazie a una altitudine che varia dai 500 ai 900 metri, è particolarmente favorevole per chi desideri ritemprarsi. E non manca naturalmente la grande capacità di accoglienza, dalla caratteristica locanda di campagna alle confortevoli pensioni e agli alberghi. Muovendoci da Füssen, dove lasciamo la parrocchiale di San Mang e la variopinta chiesetta dell'ospedale in aperta campagna, proprio ai piedi dei castelli reali, incontriamo la chiesa di San Colombano. È un primo esempio di quello stile rococò, di cui vedremo fra poco il trionfo più grande. Arrivati nella cittadina di Steingaden, veniamo sorpresi da questa umanissima e divertente fontana. A pochi metri si trova la chiesa parrocchiale, un tempo parte di un monastero. Esternamente mantiene la originaria struttura romanica, ma all'interno, decorato a stucco dai maestri della vicina Vessobrunn, è ancora una volta lo stile rococò a trionfare. Dell'antico convento non rimane che un'ala del chiostro, che oggi si affaccia su un grazioso giardino. Lasciata questa incantevole località e percorsi 4 chilometri lungo una strada ai margini di un bosco, arriviamo alla meta del nostro itinerario, la Wieskirche. Per la processione del Venerdì Santo del 1730 fu composta una statua di Gesù flagellato utilizzando parti prese da altre figure in legno. Qualche anno dopo, la contadina Maria Lori trovò la statua in un ripostiglio e la portò nella sua casa, situata proprio tra questi prati. La sera del 14 giugno 1738, mentre pregavano, i coniugi Lori videro gli occhi del Signore flagellato riempirsi di lacrime. Fu l'inizio di grandi pellegrinaggi, che in breve tempo ebbero risonanza in tutta Europa. Proprio per soddisfare le esigenze della folla crescente, nel 1743 si diede inizio alla costruzione di una chiesa e l'incarico fu assegnato al grande architetto Dominicus Zimmermann. La semplicità della struttura esterna che si staglia sui prati di un verde intenso non fa presagire l'effetto che provocherà in noi l'interno. Ci si trova immersi in una foresta di colonne in stucco marmorizzato, ora azzurre, ora rosse, di candidi pilastri e di fregi dorati che non permettono all'occhio di fissarsi in un punto preciso. Forse possiamo trovare un momento di pace solo quando scopriamo dietro l'altare maggiore, racchiusa in uno sfavillante baldacchino, la semplice e miracolosa statua del Cristo flagellato.
a fianco, sopra e in ogni dove vi sono bianche statue ornate d'oro che ritraggono i grandi profeti, gli evangelisti o grandi figure di papi, vescovi e santi. Dappertutto poi i simboli riferiti a Cristo, come il pellicano che sacrifica la vita per i suoi figli, o l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il nostro sguardo ormai punta in alto. La volta della zona del coro, affrescata in modo mirabile dal fratello dell'architetto, raffigura il riscatto del mondo ad opera del sacrificio di Cristo. Dirigendoci all'uscita, ci colpisce l'immagine del grande affresco del soffitto. Al centro domina la figura di Cristo risorto. Tutto è pronto per il giudizio universale. Il portale dell'eternità è ancora chiuso. Agli uomini è dato un tempo per convertirsi. L'ammonimento è severo, ma subito il suono dell'organo prorompe in un inno di gioia, ricordandoci che il giudizio sarà soprattutto un giudizio di misericordia. E in effetti, tutta la costruzione è un canto di giubilo intonato da Dominicus Zimmermann, il quale non riuscì a staccarsi dalla sua creazione. E si costruì proprio accanto alla chiesa una casa dove rimase fino alla morte. La Wieskirche accoglie ogni anno oltre 1 milione di visitatori. Da alcuni anni è sotto la protezione dell'UNESCO, l'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, che l'ha dichiarata bene culturale mondiale.